Enrico Bertolino dal 20 settembre di nuovo in onda con Wikitaly su Rai 2 in TV. Cosa c'è in questo programma? È un programma che si rifà ai dati del censimento, infatti il sottotitolo è Censimento Italia. È un programma che facciamo con la collaborazione un'idea di Marco Fosani come autore, con un gruppo di autori che sono poi molti che derivano da Globe, un gruppo di autori che derivano da Globe, che è poi quello che facciamo su Rai 3 e che vuole sperimentare un genere nuovo che è un po' di informazione legata anche alla satira di costume del paese, insomma. I dati del censimento che sono stati pubblicati non sono stati poi analizzati così come erano le aspettative, perché questo censimento quando è uscito era una minaccia per tutti. Praticamente hanno chiesto a tutti quanti di Ma nel consegnarlo. titolo Wikitaly si preannunciano rivelazioni che nessuno sa. Quali sono le vostre rivelazioni? Italy faceva riferimento più a Wikipedia che a Wikileaks, probabilmente, però no, in ogni caso cercheremo di andare oltre quei dati, cioè i dati sono freddi, numeri, aridi, noi cerchiamo di portare i dati in carne ed ossa nello studio. Per dirti, nella prima puntata vogliamo valutare perché la domanda essenziale e la prima del formulario era maschio o femmina. Noi invece abbiamo chiamato Luxuri a parlare che c'è un'alternativa. E qual è la risposta Sì. vostra? La risposta nostra sarà intervistare Vladimir Luxuria e chiedergli da che parte ha scritto, che cosa ha scritto sul censimento. Andare oltre chiaramente, vedere qual è il concetto e la percezione delle nuove realtà che ci sono dal 71 a oggi, perché l'ultimo è stato fatto nel 2011, poi ogni 10 anni c'è un censimento, ma l'Italia cambia tanto. Però prima hai citato le donne, il fatto che ci sia Miriam Leone, che ruolo ha lei nello show? Beh, lei è proprio una valutazione anche di natura pragmatica, cioè io sono del nord, maschio 52enne, lei è una del sud ed è femmina, avevamo anche una rappresentativa della realtà italiana attuale, abbiamo pensato che forse una ricercatrice o altre così non sarebbero né venute né avrebbero espresso quello che l'Italia purtroppo per fortuna è. Abbiamo scelto Miss Italia, l'unica per non mancare di rispetto alle bionde e alle brune, abbiamo scelto una Miss Italia rossa, conseguentemente erano solo 19 negli ultimi anni e abbiamo trovato la più valida. Poi farà, in ogni caso, farà parte del programma portando lei stessa dei contributi. Ma la comicità è sempre appannaggio tuo. La comicità è appannaggio mio anche di un co-cast di comici, la chiamiamo co-cast perché sarà a rotazione sulle 11 puntate, non saranno fissi. Di fissi abbiamo soltanto degli inviati, Alessandro Di Sarno e Laura Gautier, che andranno in giro a verificare, ad esempio, nella prima puntata le nuove religioni, cioè che cosa succede in Italia da 10 anni a questa parte a livello religioso, la Chiesa cattolica quanto riesce a guadagnare o a perdere, e quelle nuove presenze di nuove chiese evangeliche piuttosto che di altre situazioni. Per cui gli inviati saranno all'esterno, ci saranno dei comici invece a rotazione e avremo, per il mio monologo, con l'aiuto di Curzio Maltese, ci sarà ogni puntata. Quindi niente politica? No, io non riesco a star senza, per cui nell'Italia di adesso c'è, il fatto è che la politica è diventata molto costume, conseguentemente anche perché poi il Parlamento in questo momento cosa fa? Cioè, stanno a guardarsi, a raccontarsi le cose sulla legge elettorale che poi nessuno vuole cambiare. Intanto Monti sta smettendo il problema tecnico, cioè fare le cose impopolari per le quali nessuno voterebbe nessuno. Allora, mi sa che oramai fanno parte anche loro della compagnia di Giro, sono più spettacolo che non politica. Ma qualche rivelazione tipo sa chi, che ne so, chi parteciperà alle primarie, per esempio? Io no, su questo è già penso di sollevare l'animo di molte persone. Ogni giorno c'è un candidato nuovo, anche quella cosa che disse Civati mi ha fatto sorridere, e dice: dato che c'è bisogno di un'alternativa, se c'è bisogno vado io. È come se andasse Sanremo a dire a Fazio: guarda, se non te la senti io sono qua. Secondo me siamo un po' esagerando, per cui sulle primarie non seguiremo il camper di Renzi perché ce ne c'è troppi dietro, cercheremo invece di vedere i camper magari che sono stati mandati giù in Emilia Romagna dai bergamaschi, sono tanti, ad esempio. Sono camper un po' più operativi secondo me. Per cui ci sarà modo di divertirsi proprio sui dati e l'interpretazione dei dati stessi. No, beh, sai come, a me personalmente piace fare programmi divertenti, ma mi piace anche metterci sotto un po' di
più infotainment che edutainment, dato che giornalisti non siamo. Con lo spazio del giovedì su Rai 2 era appannaggio di una certa informazione, noi non siamo in grado di farla, però si può magari tentare di informare lo stesso facendo sorridere. Ecco, perché praticamente voi prendete il posto di anno zero sostanzialmente. E no, magari, cioè noi no, cioè adesso noi siamo in seconda serata alle 23:30, guarda che anno zero oramai copriva un po' tutta la serata. Non siamo in grado di prendere quel posto e spero che quel posto ritorni presto a chi di competenza. Ok. L'ultima domanda, sempre un po' politica, visto che insomma Wikipedia così, sempre così. Secondo Bertolino, il signor Berlusconi Silvio si candiderà, lo rivedremo? Secondo me in ogni caso ci sarà, presente o occulto, ma ci sarà. Per cui è il caso che anche a sinistra si cominci a pensare a quello piuttosto che non a chi ha ragione, a chi ha torto o alle primarie. Cioè, perché già una volta si è fatto trovare impreparata la sinistra, quando Ottimo D'Alema ad esempio disse che non c'era da preoccuparsi. Dopo abbiamo visto che se non c'era da preoccuparsi o meno. Secondo me si ricandida anche perché lui dice che Grillo è un comico, ma essendo lui un capo comico ha senz'altro la necessità di esserci. Poi è una persona intelligente, capisce le leggi della comunicazione come altri non sono in grado di fare. Secondo me la sua intuizione di non parlare adesso non è tanto un attimo riflessiva, quanto vuole vedere come finisce a sinistra la primaria per poi decidere su quali argomenti andare. È chiaro che i cavalli di battaglia dell'IMU e dell'ICI, se fosse un scaramantico forse non li userebbe, perché l'ultimo porta a porta dove usò italiani vi toglierò l'ICI, dall'altra parte c'era Romano Prodi. Quindi ora aspetta come vada, vuol vedere cosa succede anche con l'IMU, le reazioni e il comportamento. Ribadisco, è un uomo intelligente, estremamente intelligente e competente di quello che tratta, cioè la materia ultimamente si è dedicata ad altro, però anche sulla comunicazione è molto molto capace, non lo sottovaluterei mai a qualsiasi età, in qualsiasi tentativo. Ricordiamo che poi abbiamo avuto presidenti della Repubblica e del Consiglio a volte strani, cioè che nessuno si sarebbe mai aspettato, e potrebbe ricandidarsi, anche perché poi non penso, non ha creato un partito dove ci siano dei grandissimi sostituti. Se a sinistra si piace, a destra non si ride al crepapelle.